Ci siamo già, siamo pronte? Dai che siamo già in ritardo e stasera abbiamo super fretta. Allora, stasera, perdonateci, non abbiamo disponibilità del microfono perché c'è stato un problema tecnico, quindi cercheremo di parlare forte, però se sentite un po' piano abbiate pietà di noi. Alzate il volume perché giuro che si sente, bisogna solo alzarlo al massimo e si sente. Ok, molto bene. Allora, stasera dicevamo abbiamo un po' fretta perché alle 9 avremo qui Edoardo Savarese per la presentazione del suo libro È tardi, in cui ci racconteranno delle eroine della lirica. E sarà una presentazione un po' particolare perché Edoardo, che fa lezioni su lirica aperte al pubblico, ci racconterà un po', insomma, farà una sorta di excursus su alcune di queste eroine. Quindi sarà una presentazione lezione. Esatto, molto interessante. Siamo veramente curiose di ascoltarle, anche perché sia io che Margherita siamo abbastanza ignoranti sulla lirica. Sì, siamo proprio la base delle basi su un pochino, esatto, cosa ha scritto Verdi, un pochino Puccini e le sue cose, insomma, Donizetti, così mi barca meno, okay. Però no, ci vuole un po' un inquadramento, esatto, più chiaro, e quindi sono molto contenta che Edoardo ce lo racconti. Tra l'altro, dato che lo dovrò un attimo presentare, introdurre, ecco, diciamo così, mi sono letta la prefazione del suo libro in cui racconta perché questo titolo e perché si è appassionato all'opera. Lui è di Napoli, quindi si è appassionata all'opera tramite le opere del San Carlo di Napoli, e devo dire che è già molto 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 curioso, e anche proprio vedere come il teatro, nel suo caso la lirica, per me sono state altre arti, poi diventino delle tappe, no? Che si legano agli amori, agli affetti, a tutte le altre tappe della vita, quindi è già molto bello questo. Poi ogni eroina ha al suo capitolo. Tra l'altro, copertina e carta bellissima di questo libro Wojtek, perché tenerlo in mano è effettivamente molto piacevole. Bene, altri appuntamenti, Marga? Altri appuntamenti. Allora, lunedì, dov'è? Ci vediamo col nostro gruppo online alle 9. Chi ne fa parte ha già ricevuto il link, chi non ne fa parte lo vuole ricevere, me lo scriva da qualche parte, io provvedo a inviare. Parliamo di Lanterna in volo di Alec Ash, edito da Ad qualche anno fa. Ci saranno con noi Pier Nicola D'Ortone e Margherita Emo, che sono stati i traduttori del libro, che ho già sentito ieri e sono molto contenti di partecipare, hanno già pronti un po' di curiosità. E nonostante questo libro sia stato scritto qualche anno fa, mai scelta, io l'ho fatta 2 mesi fa, però fu più attuale perché intanto perché è un libro piacevolissimo da leggere, in cui veramente si viaggia leggendo, ma soprattutto perché ci troviamo in giorni in cui, diciamo in anni, però in giorni in cui si parla tantissimo di Cina, perché ha indirettamente un ruolo fondamentale nel conflitto appunto russo-ucraino. E qui non parliamo assolutamente di questo, parliamo di millennials cinesi, ma tramite questo la capacità di Ash è quella di raccontarci veramente tantissimi aspetti della Cina degli ultimi 20 anni. Tant'è che molte persone che lo stanno leggendo, io ho mandato qualche link, ma mi stanno ricambiando con 1000 altri link. E tipo ieri è arrivata questa cosa, molti di noi ascoltano Politics, il podcast del Post sulla politica, ma è sulla Cina, ma è sulla Cina. E quindi chiaramente non è una grande scoperta che la Cina giochi un ruolo così importante a livello geopolitico, però quando chiaramente ci sei dentro e stai leggendo un libro che fra l'altro ti rimanda 1000 altri libri, cose, link, tutto ti sembra che parli di questo. Se più il mondo ne sta parlando è veramente una combinazione pazzesca. E quindi niente, è una bellissima lettura che io poi, oltre al GDL, consiglierò sicuramente a chiunque abbia voglia di viaggiare e di scoprire cose leggendo. Ed è questo libro qui. Vuoi collegarlo, Marghi, a questa no, nuova del, uscita? No, ne parliamo, non ne dopo, dopo, dico solo questo. Ok, sì. I calzetti, i calzini. E invece dico anche che giovedì prossimo, 24 marzo,
sarà in libreria con noi l'ultima presentazione di marzo, ma non l'ultima della primavera, perché ce ne sono già due programmate per aprile e così via. E Gaia Giovagnoli con il suo libro Cos'hai nel sangue, bellissimo esordio per Nottetempo, una storia scura, boschiva, io la chiamo così, di una madre e di una figlia, raccontata appunto dalla voce di questa figlia. È stata definita una storia di fantantropologia, una storia veramente di appunto di distopia femminile, e quindi sono anche qui molto curiosa, perché conosco Gaia come poeta e sono molto curiosa di sentirla parlare di questo suo esordio, anche di come è stato esordire al romanzo, come è stato farlo con una casa editrice così forte, insomma tante cose. Io dico sempre, se avete occasione di venire ad ascoltare gli autori e le autrici, anche se non avete letto il libro, anche se non lo conoscete, è sempre una bellissima opportunità per capire qualcosa in più del lavoro che sta dietro a questi oggetti che sono i libri. E quindi niente, lei viene giovedì prossimo alle 21:24. Se volete venire, scriveteci, così come al solito ci organizziamo su quanti siamo. Vi faccio vedere delle altre cose intanto mentre Paola è impegnata. Come diceva prima lei, mi collego a Lanterne in volo in realtà con due cose che tra di loro c'entrano poco, ma hanno un po' Lanterne in volo, diciamo, come punto medio. Esce questa settimana questo libro di Sheng Kei, spero di pronunciarlo bene, un'autrice cinquantenne cinese, si chiama Crescita selvaggia e è di Fazzi. È un libro che racconta non i millennials cinesi, ma la Cina, diciamo, del Novecento, perché inizia nel 1910 questa storia familiare e segue praticamente la famiglia per varie generazioni, vari decenni. È ambientato nelle campagne del sud della Cina, fino poi arrivare a Pechino. Se state leggendo Lanterne in volo avete anche presente bene la mappa della Cina, cosa che io non avevo così chiara con tutte le varie regioni prima di imbarcarmi in quel libro. E quindi siamo nella campagna della regione, dello Hunan, quindi Cina meridionale, e arriviamo poi fino a Pechino. Ci racconta questo libro la Cina delle campagne, per l'appunto, agricola, versus, per dire all'inglese, la Cina di chi cerca fortuna nelle città e poi nella capitale, e appunto è una saga familiare lunga vari decenni, un po' come, in modo totalmente diverso, Non dite che non abbiamo niente, libro meraviglioso di Madeline Tien di 66 and Second, anche quello una sagona che segue, cioè che racconta la storia di una figlia che cerca di capire, diciamo, la giovinezza del padre e anche, insomma, della parte ancora precedente della sua famiglia. E cos'altro vi volevo dire? Sì, che questo libro è stato censurato in Cina per la sensibilità dei temi che tratta. E qui arriva per Fazzi con questa copertina che a me piace molto e si chiama Crescita selvaggia. L'altro libro di cui vi parlo fa parte invece di quella bibliografia che mano a mano sto costruendo sul conflitto russo-ucraino, per capire un pochino meglio lo scenario, diciamo, in cui sta succedendo questa cosa terribile che è questo conflitto, possiamo dirlo, in Europa. E quindi sapete che ogni venerdì, poi anche con Sbrodaghetti, cerco di consigliarvi dei libri che io stessa mi autoconsiglio, diciamo, per avere qualche tassello in più, e ne ho trovato uno, in realtà me l'hanno segnalato, quindi grazie, e poi è quel libro che mi è arrivata una segnalazione, poi in catena me ne sono arrivate altre due o tre, quindi subito questi libri catturano la mia attenzione, che è praticamente un Lanterne in volo ambientati in Russia, perché il principio è il medesimo. L'autrice è Masha Jessen, il libro si chiama Il futuro è storia, è un libro di qualche anno fa uscito per Sellerio. Sapete che Sellerio ha questa collana un pochino più di reportage, di racconto, non pubblica tanti libri in questa collana, ma quelli che pubblica sono molto forti.
L'autrice è un'autrice nata a Mosca, che però dall'adolescenza si è spostata con la famiglia negli Stati Uniti, quindi dopo lei ha vissuto molto tempo negli Stati Uniti, anche se è tornata in Russia per lavoro, per poi tornare a stabilirsi nel 2013 a New York. È una giornalista, una reporter, una scrittrice, e questo libro proprio ha lo stesso impianto, diciamo così, non c'entra nulla il contenuto, però chi sta leggendo Lanterne in volo capisce, perché si concentra su una serie di personaggi nati alla metà degli anni 80, tra l'82 e l'85, e i loro genitori, le loro famiglie, e ne racconta appunto la vita alla fine dell'Unione Sovietica, quindi con Gorbaciov, poi negli anni 90, e poi segue la Russia dell'ascesa di Putin. E quindi scrive un reportage romanzato seguendo le storie di queste persone e appunto dei loro nuclei familiari. Si intitola Il futuro è storia. E lei si chiama Masha Jessen, ha vinto il National Book Award nel 2017. Sempre su questo filone, le altre cose che vi voglio far vedere è che sono arrivate in libreria, perché cosa è successo? Questi libri erano stati magari pubblicati qualche anno fa, per lo più, e poi sono andati, non fuori catalogo, però comunque ne erano rimaste poche copie in giro. Allo scoppio del conflitto c'è stato un grande interesse verso quell'area geografica, verso appunto il cercare di comprendere meglio il contesto anche storico e quindi andare indietro di qualche anno per capire cosa era successo in Donbass, per capire come Putin diciamo è arrivato a questo gesto, e quindi gli editori si sono mossi per ristampare i libri che avevano in catalogo che potessero aiutare in questo, e stanno arrivando piano piano, ovviamente i tempi sono diversi rispetto anche al tipo di libro che bisogna ristampare. È arrivato finalmente in libreria un libro, un graphic novel di Igort, uno dei più grandi disegnatori viventi, che si chiama Quaderni Russi. Manca, perché quello ancora manca, il suo, diciamo, compagno di questo libro, che si chiama Quaderni Ucraini. Igort è un disegnatore, un narratore, viaggiatore. Moltissimi dei suoi libri sono dei quaderni seguiti, cioè la parola quaderni è seguita da una nazione. Famosissimi sono i suoi quaderni giapponesi, che sono più volumi. Lui ha questa grande passione per il Giappone e lo disegna anche, per il mio modesto parere, benissimo, come disegna bene tutto, fra l'altro. Però io non sapevo che lui avesse fatto anche un quaderni ucraini e un quaderni russi. I quaderni russi sono tutti due usciti a cavallo del 2010-2011, e i quaderni russi hanno un sottotitolo Sulle tracce di Anna Politkovskaya. Il libro comincia nel 2006, quando Anna Politkovskaya viene uccisa nell'ascensore del suo appartamento, e tramite un viaggio di Igort proprio nei luoghi di Anna, quindi nella sua casa, in quell'ascensore, tramite le persone che la conoscevano, ripercorre la sua storia, ma non solo la sua storia, anche la storia di altri giornalisti o reporter che sono stati uccisi o comunque sabotati nel loro lavoro perché stavano cercando di raccontare cosa stava succedendo in Russia negli anni 2000. Poi per arrivare anche, ad esempio, all'internamento di Dostoevskij molti, molti anni prima. E quindi è un libro appunto che va avanti e indietro nel tempo, e soprattutto un libro scritto nei luoghi in cui queste cose sono successe, è un reportage a fumetti, disegnato in modo meraviglioso e lancinante, scritto altrettanto, insomma, meravigliosamente, quindi straconsigliato. Se volete approfondire in modo diverso, Quaderni Russi di Igort, accompagnato, quando arriverà, da Quaderni Ucraini. A proposito di Quaderni Ucraini, è finalmente tornato, sempre sul tema, e poi qui chiudo, magari continuiamo a puntate venerdì prossimo,
Diari ucraini di Andrei Kurkov, edito da Keller. Andrei Kurkov è uno dei più famosi scrittori del catalogo Keller, ma non solo, è uno dei più famosi scrittori ucraini viventi. Il suo stile è solitamente uno stile tragicomico, lui usa tantissimo la satira per parlare in particolare della caduta, diciamo, del disgregamento del blocco sovietico, ma anche della Russia e dell'Ucraina negli anni 2000, dipende, i libri sono ambientati in vari luoghi. E questo libro è un po' diverso perché è un libro che lui ha scritto dopo le proteste di Piazza Maidan. E è un diario, un reportage che lui ha tenuto dal fine del 2013 a metà del 2014, in cui racconta che cosa succede appunto nel suo paese in quei mesi. Lo racconta anche qui tramite storie particolari, quindi di persone che poi possano darci un quadro invece più generale. È un libro documentario, è un libro dove ci sono anche delle cartine, è un libro dove c'è un lungo anche glossario, diciamo, che ci aiuta a orientarci fra tutti i nomi che lui cita, i nomi di persone, i nomi in lingua, intraducibili, i nomi di oggetti, i nomi di luoghi, e quindi insomma veramente molto molto interessante per capire che cosa è successo negli ultimi anni in Europa orientale, ed è questo libro qui. Vado avanti, cambio totalmente argomento, sapete che io vado un po' random, vi faccio vedere, perché ce l'ho qui e volevo farvelo vedere dopo ma è qua, un libro, diciamo, per bambini e adulti che abbiamo scovato a Book Pride. Non è un libro nuovo, è un libro di una casa editrice piccolina che conoscevamo ma non avevamo mai esplorato, nata purtroppo a ridosso del lockdown del 2020, che si chiama Piedimosca Edizioni. Ha delle cose molto carine in catalogo, veramente varie e particolari, ma me ne faremo vedere man mano. Questo si chiama Le nuvole sono pesantissime e altri fatti curiosi di Valentina Bolognini, ed è un libro in cui c'è un'illustrazione bellissima, giusto per dirvelo se avevate dei dubbi, accompagnata nell'altra pagina da una curiosità. Per esempio, se un alieno distante 65 milioni di anni luce da noi guardasse la Terra in questo momento, vedrebbe i dinosauri. Oppure, i nostri occhi in origine si sono evoluti per vedere sott'acqua, in seguito, nel corso di milioni di anni, si sono adattati alla visione attraverso l'aria. Ed è un libro delizioso, sia appunto per adulti appassionati di illustrazioni e di curiosità, che per bambini curiosi e bambine curiose. Poi, uscite di questa settimana bellissime, sempre perché io, sempre mio insindacabile giudizio come al solito, no, ovviamente bellissime sempre per me. A proposito di capire il mondo, è uscito con Ad un libro di Lorenzo Pregliasco. Lorenzo Pregliasco, cofondatore e direttore di Utrend, analista politico, esperto di opinione pubblica e comunicazione, collabora con Il Sole 24 Ore, la Scuola Holden, la Rai, Sky TG24, insomma, veramente, diciamo che tra le elezioni americane e i dati sul Covid negli ultimi due anni ho veramente visto tantissime volte Lorenzo Pregliasco parlare di dati, che è quello in cui lui eccelle. Questo libro si chiama Benedetti sondaggi, leggere i dati, capire il presente. Sapete che Ad si occupa di saggistica e lo fa occupandosi di una saggistica di divulgazione molto accessibile ma anche molto puntuale. Questo libro di Pregliasco è appunto una narrazione su che cosa sono i sondaggi, perché li usiamo così tanto e come rappresentano la nostra realtà e a volte come plasmano la nostra percezione della realtà. È un libro che alterna teoria e invece dei proprio grafici che lui decide di inserire nel libro per spiegarci a cosa servono e come vengono fatti, e poi proprio degli esempi pratici. Si parla di
delle elezioni ultime americane, quindi dei tutti i vari sondaggi Biden-Trump, si parla dei dati della pandemia, si parla dei dati di Brexit, per esempio. E quindi anche questo strumento utilissimo. Fra l'altro vi ricordo che abbiamo un gruppo Telegram, un canale Telegram, scusate, e come sono social, vabbè, e un canale Telegram in cui ci sono contenuti vari, oltre a quelli che mettiamo sugli altri social, quindi se vi va iscrivetevi, è gratis. E ho colto la palla al balzo dell'uscita di questo libro per fare un piccolo percorso tematico. Io i percorsi tematici li faccio perché così gli posso dare dei titoli che mi piacciono e mi sbizzarrisco. Questo si chiama Oh Baby Baby It's a Wild World e è un percorso che ho creato tra 5 saggi divulgativi che ho un po' letto, spulciato nell'ultimo anno e che ho trovato molto utili per capire qualche aspetto, qualche tema contingente, interessante, importante, insomma. Non vi dico quali sono, se volete li trovate su quell'altro canale. E poi, romanzi, finalmente. È uscito per Sur, casa editrice che vuole malissimo la mia R, e Le pianure di Federico Falco. Federico Falco è un autore argentino di origine piemontese. Questo suo romanzo mi vede particolarmente coinvolta perché, l'ho già detto anche con le ragazze e i ragazzi di Sur, è ambientato nella Pampa argentina ma potrebbe essere ambientato letteralmente dietro casa mia e l'ho trovato un romanzo, nonostante la enorme distanza geografica, molto vicino ai miei luoghi, in cui, cioè proprio i luoghi dell'anima. È un romanzo, io l'ho definito, che non è un romanzo in realtà, è una specie di memoir, racconto di un momento della vita del protagonista. Io l'ho definito pacificante. È la storia di questo ragazzo che dopo la fine di una storia d'amore importantissima si trasferisce da Buenos Aires alla campagna, appunto, per in qualche modo rimettersi insieme. Lo fa in gennaio in Argentina è un caldo bestia, e quindi inizia a coltivare la terra. Inizia a coltivare la terra e dalla dedizione che lui dedica a questo orto e poi a questi piccoli animali che prende da allevare, fondamentalmente galline da uova, piano piano, in cui è una specie di meditazione, no? Continua, che la terra e il lavoro gli richiedono ogni giorno per rimettersi in sesto. E quindi passano i mesi, passano le stagioni e lui, ricordando anche come si erano conosciuti con il suo partner, come si sono lasciati, come lui è diventato uno scrittore, perché il protagonista è uno scrittore, si piano piano si ricompone. Non sarà più la stessa persona, chiaramente, perché dovrà portarsi dentro questo dolore, ma piano piano si rimette insieme. E è un libro appunto di come un fiume, no, che passa nella pianura, come i fiumi che passano anche nelle nostre pianure, i piccoli torrenti, e piccoli canali, più torrenti non siamo in montagna. E scorre placido, però è veramente una bellissima narrazione, molto rincuorante. Io l'ho trovata davvero calda, perché parte dalla sofferenza, ma poi c'è tanto altro. C'è anche tanto della storia della sua famiglia, delle sue origini italiane, di che cosa è successo quando suo nonno, sì, è arrivato in Argentina. E, notevolissimo libro, se amate le narrazioni intime, ed è questo qua. Vuoi dire tu due robe, dopo finisco, sì, così tu vai? Esatto, dico due cose io, anche perché dopo devo andare a prendere Edoardo a Bologna. Forte. Allora, torno indietro un attimo sul discorso ragazzi, ve li segnalo proprio velocissimamente. Allora, il primo, mercoledì pomeriggio la libreria rimarrà un po' chiusa, nel senso che sarà aperta parzialmente, perché ospiteremo un bellissimo laboratorio, lettura laboratorio per bambini in fascia d'età 4-6 anni, perché in occasione della fiera del libro per ragazzi che si tiene a Bologna da lunedì a giovedì avremo ospite l'autore e l'illustratrice di questo libro.
si chiama Mondo Calzino, è edito da Sassi Editore, e saranno con noi Brian Freschi e Giulia Pintus, l'illustratrice, appunto per fare qualcosa di carino legato a questo libro. Questo libro è la storia del mondo dei calzini, che stanno chiusi dentro un cassetto e che sono tutti belli ordinati, ognuno appaiato col suo compagno, eccetera, eccetera, finché un giorno succede un piccolo disastro, si ribalta il cassetto e tutti i calzini vengono mescolati. E i calzini sono un po' seccati da questa cosa, perché ognuno ha il proprio carattere, ma potranno scoprire così che anche fare amicizia con dei calzini diversi da loro può essere una cosa carina. Quindi un modo un po' trasversale per parlare della diversità e appunto dello stare insieme anche se diversi attraverso questo piccolo mondo. Il mondo del calzino, edito da Sassi. Tre belle uscite di questa settimana per ragazzi sono, ve le dico proprio brevemente, allora, questa lo cito perché siamo sempre in marzo e nel mese dedicato alla giornata internazionale della donna, escono sempre tanti libri diciamo che così raccontano di personaggi che possono essere da modello per le bambine e i bambini appunto nel affrontare il proprio futuro, nel sognare cosa possono diventare. Qui abbiamo un libro che racconta storie di donne, esplorazioni e conquiste. Si chiama Io sarò la prima, è di Mick Manning e Britta Grandstrom ed è edito da Editoriale Scienza. Sono 21 donne che hanno sfidato pregiudizi anche in anni in cui appunto le donne non facevano una scalata, un viaggio avventuroso in terre impervie e anche con tutte le convenzioni sociali, quindi, e si sono date all'avventura. E quindi c'è appunto la prima donna che ha scalato l'Everest, ci sono per esempio una navigatrice solitaria, una delle prime astronome, insomma molto carino, è anche graficamente bello, con dei bei disegni e una breve storia del personaggio per bambine che vogliono sognare di essere delle avventuriere. Altro libro veramente particolare, molto bello, è questo qui, ve lo faccio vedere, è arrivato proprio oggi in libreria, si chiama Dentro me cosa c'è, edito da Terre di Mezzo, gli autori sono Daniela Carucci e Giulia Pastorino e è un'analisi molto buffa e al limite del surreale di quello che è un bambino, delle domande che si pone sulla propria identità. Inizia così: al mio ombelico manca un bottone, posso guardare dentro cosa c'è, e dentro trova il buio, il mal di pancia e le emozioni. E appunto fa questa indagine che va dal fatto di sanare, diciamo, la fame con mangiando all'istante un piatto di broccoli, un panino e mortadella e anche sua sorella. E vabbè, insomma, ci sono un po' di cose, di domande su cos'è che un bambino si può fare, su come è fatto, su cos'è e su come sono. Viaggio intorno al corpo di una creatura misteriosa, familiare al tempo stesso, turbolente, prodigiosa, unica e straordinaria, proprio come ogni bambino. Molto, molto bellino. Ultimo, ma... Mamma mia. Per me ad ora libro dell'anno illustrato, no, una cosa, sono proprio i libri che piacciono a me, cioè assurdi, però bellissimo. Straordinario, direi neanche per adulti. Sì, cioè non per bambini o comunque per bambini almeno dagli 8-9 anni in su, direi. E tra l'altro è proprio il libro che ha vinto l'anno scorso il Bologna Ragazzi Award, che è il premio che viene dato appunto in occasione della Fiera del Libro per Ragazzi nella categoria non fiction. Si chiama, lui l'autore è Neil Packer, il libro si chiama Unico nel suo genere, una storia sul raggruppare e classificare. Ma cavolo gli è venuto in mente. Esatto, edito da Camillo Zampa. Chi altro? Chi altro? Niente, lui dice all'inizio che ha adottato un modo per raggruppare le cose a suo completo piacimento, cioè magari si è anche un po' informato sulle tecniche per farlo, però in realtà l'ha fatto poi alla fine come voleva lui. È la storia di questo ragazzo, Arvo,
che in una giornata fa cose e a seconda delle situazioni in cui si trova va a classificare quello che incontra. Per cui inizia con l'albero genealogico della sua famiglia, poi dopo ci viene presentato il suo gatto Arvo. Malcolm, scusami, Arvo il bambino. E quindi c'è tutta la famiglia dei felini. Poi dopo andiamo a inserire il tutto nel fatto che sia Arvo che Malcolm fanno parte degli esseri viventi e quindi la classificazione degli esseri viventi. Poi lui suona il violino e quindi classifichiamo gli strumenti musicali e così via. È bellissimo, esteticamente stupendo. Vi faccio vedere la pagina del regno, diciamo, vivente degli animali, di cui facciamo parte anche noi, ed è bellissimo. Poi alla fine c'è una parte invece scritta, perché questo è quasi completamente illustrato, in cui lui va a raccontare appunto come qual è stato un po' il criterio di classificazione. Bellissimo, ci sono le nuvole, ci sono i formaggi, ci sono gli edifici, è stupendo, unico nel suo genere, davvero bello. Poi oggi ho letto una recensione di una persona che stimo perché è una grandissima esperta di letteratura per ragazzi e mi ha fatto riprendere in mano questo libro, che era uscito poi comunque da 20 giorni, un mese, di cui non avevamo parlato. Ho letto un po' di pagine e davvero questa è un'autrice che ha una magia nel raccontare. Si chiama Lauren Wolk, è stata definita dal Times l'erede di Harper Lee, per dire. Ha avuto un successo straordinario col suo libro precedente che si chiamava L'anno in cui imparare a raccontare storie. Esce con questo libro invece che si chiama La ragazza dell'eco. Ed è la storia di questa ragazzina, siamo negli anni 30, che va a vivere con la sua famiglia in una zona desolata montana e lei arriva ad avere un contatto con la natura molto, molto, molto stretto, gode di una libertà che non poteva avere in città perché gli spazi erano più stretti e magari anche più pericolosi. Quindi lei vive questa libertà e questo contatto con i boschi, le montagne, l'acqua, che le danno veramente tanto, fino a che un po' tutto il suo mondo crolla perché suo papà sta male, è malato, entra in coma. Troverà dei contatti, appunto sempre legati al mondo della natura, di un signore che intaglia il legno e fa degli omini e li lascia sparsi per il bosco, e quella che dovrebbe essere una strega, che appunto anche lei vive in mezzo ai boschi. Lei scoprirà poi che al di là non c'è tanta magia, ma c'è in realtà una filosofia sul prendere le cose che la faranno crescere e le faranno trovare un modo suo consono di affrontare la vita e di crescere. Do la massima della fiducia a Lauren Wolk perché è veramente bravissima. Se appunto avete dei ragazzi in preadolescenza, questo è indicato dai 12 anni in su, questo è un libro sicuramente da non perdere. Ultima cosa, poi lascio la parola a Margherita, io corro a Bologna, è uscito con per Iperborea questo libro di questa settimana, vero Margherita? Sì. È uscito mercoledì, mi diceva Margherita che ha partecipato a un incontro con Iperborea, che questo libro era stato... Credo Pompiani, adesso mi sta venendo il dubbio, comunque è stato pubblicato da un altro editore in Italia, perché aveva vinto i diritti, insomma, vengono acquisiti dalla casa editrice che offre di più fondamentalmente quando si traduce. Poi vabbè, ci sono altre tantissimi altri fattori, ma l'offerta è importante. Era stato acquisito da un'altra casa editrice, poi diciamo essere riacquisito da Iperborea perché ci si è resi conto che fosse la casa editrice giusta per questo libro e che lo valorizzerà al meglio. E quindi niente, è appunto in uscita questo libro che, dopo ve ne parla Paola perché io non ho studiato, però so solo, almeno Iperborea ci tiene moltissimo perché lui è un autore famosissimo, un autore scandinavo famosissimo all'estero, tradotto in non so quante lingue, e loro ci dicevano che è proprio solo l'Italia che manca a conoscere quest'autore, che in Francia, in Inghilterra è uno dei massimi rappresentanti della letteratura scandinava.
scandinava. Esatto, e questo sarà il primo di una quadrilogia. Una quadrilogia che racconta una famiglia, si chiama la saga dei Barroi. Io sono sicura, non so se sì. Esce questa settimana o la prossima, comunque ve lo facciamo vedere. Ok, la storia di questa famiglia in quattro volumi che attraversa praticamente tutto il Novecento. Questo è il primo, è ambientato in quest'isola, isoletta di Barroi, che fa parte del Lofoten, quindi stiamo parlando di isole proprio la superaria vicino all'Artico, e appunto racconta la storia di questa famiglia e della sua protagonista Ingrid, che è la figlia, diciamo, in questo primo libro. Sono persone che, stiamo parlando dei primi del Novecento, che vivono umili, che vivono di pesca, che vivono di... appunto di allevamento, di anche un po' di coltivazione, di orto, eccetera, quindi in questa terra anche piuttosto impervia, dove ovviamente il mare ha una grande importanza, la natura è sicuramente regola i ritmi di vita. Lei è questa ragazza ha veramente un bellissimo rapporto col mare, con l'acqua, e ragazza molto sensibile, in una famiglia così anche un po' dura, se vogliamo, perché la sopravvivenza in questi luoghi non è semplicissima, e niente, ci saranno le prime così, le prime avventure, la prima narrazione di questa famiglia, che poi man mano che le cose vanno avanti e gli anni vanno avanti, in quest'isola che è un po' ai margini del mondo, ai margini della storia, si attraversa quello che è la storia e anche l'avvento della modernità, quindi questo distacco che però insomma viene ovviamente a contatto, anche se in modo marginale, con il mondo che sta cambiando. Quindi libro per chi ama le saghe familiari, questa è una saga nordica, molto nordica, ma Iperborea di solito non sbaglia. Quindi Gli Invisibili, saga dei Barrei di Roy Jacobsen per Iperborea. Io vi lascio per le ultime cose a Margherita, e per chi c'è ci vediamo alle 9 qui in libreria con Edoardo Savarese, se no ci vediamo venerdì prossimo. Sì, dovremmo riuscire a fare una diretta, però la presentazione, cioè dico adesso alle 9, che poi metteremo un po' su tutti i canali in differita. Ciao Paola. Dico forse perché la presentazione di Edoardo, come avete capito, non è una presentazione canonica, è un po' più complessa dal punto di vista tecnico, quindi facciamo una diretta solo se riusciamo a far vedere e sentire bene quello che succede, altrimenti è un po' inutile cercare di trasmettere in diretta una cosa che non si riesce bene a inquadrare e a sentire. Però insomma, se ci vedete alle 21 in diretta è perché ce l'abbiamo fatta. Ultime due segnalazioni di uscite della settimana molto belle. Una sulla fiducia, perché me l'hanno raccontata, perché mi fido tantissimo della casa editrice, l'altra perché l'ho già letta in francese, quindi ve lo proprio ve lo certifico, non che avessi dei dubbi conoscendo l'autrice, però ve lo posso proprio dire per esperienza. Allora, la prima esce per Atlantide tradizionale, diciamo così, non Blu Atlantide, quindi l'Atlantide che è distribuita solo nelle librerie indipendenti o dal sito di Edizioni Atlantide, in edizioni numerate, in copie numerate, questo libro di Gemma Reeves che si chiama Victoria Park. È un esordio di questa autrice che vive a Londra ed è un altro di quei libri, a parte adesso solo che i libri Atlantide tenerli in mano è una cosa pazzesca perché hanno questa carta bellissima, è un libro, mi dicevano gli editori, molto delicato e molto avvolgente sul senso di comunità e sul che cosa vuol dire condividere uno spazio pubblico e sapere che le vite di chi ci abita vicino sono tutte connesse dal luogo in cui si è deciso di abitare. Anche questo, come ne pianura, è un romanzo, chiamiamolo così, stagionale, cioè è raccontato su vari mesi, su 12 per l'esattezza, un anno, e ogni mese è la storia di una persona o di un gruppetto di persone, una coppia, una famiglia, che abita nel quartiere di questo Victoria Park, che riunisce tutti i personaggi. Ovviamente non sono racconti, cioè sono in qualche modo racconti perché sono tutti separati, ma il quadro è molto chiaro, quindi
il racconto appunto globale è quello della narrazione di un luogo e di come le vite di tutte le persone che ci vivono sono collegate fra di loro. Questa autrice al suo esordio è stata paragonata niente proprio di meno che a Jennifer Egan e Elizabeth Strout, quindi io una chance gliela darei, già per i presupposti, per il fatto che un libro del genere che ogni tanto ci accarezza più che diciamo tirarci delle coltellate come i libri che di solito leggo io, ci vuole. E questo potrebbe essere il momento giusto. E poi, insomma, questo esordio è stato talmente apprezzato in Regno Unito e sappiamo che insomma, il fatto di letteratura degli inglesi ci possiamo abbastanza fidare. E quindi, in più, in Italia arriva per Atlantide, che è sempre garanzia. Quindi io sono molto curiosa di leggerlo. È un libro piuttosto breve, sono poco più di 200 pagine. Si chiama appunto Victoria Park. È uscito in due copertine diverse, cioè in due tirature. Una che è quella che per ora è arrivata a noi, che è quella con l'albero verde. E poi c'è quella autunnale, che è con l'albero arancione. Già anche queste finezze di Atlantide, di che cosa stiamo parlando. Per chiudere su un altro editore, vabbè, questo storicamente importantissimo e raffinatissimo, che è Adelphi, con un'autrice a cui potrei insomma associare gli stessi aggettivi. Chiudiamo con l'uscita della settimana, secondo me una delle uscite di questi mesi per quanto mi riguarda, perché io adoro questa scrittrice. Devo dire che insieme a Sally Rooney è l'uscita, secondo me è una delle uscite dell'anno. Parlo di Yasmina Reza, il romanzo è Serge. Sono molto contenta che abbiano lasciato il titolo originale, che non è un titolo, direte voi, particolarmente così divertente o strano o toccante, però vuol dire molto nel libro questo nome. E Yasmina Reza, se non la conoscete, provvedete immediatamente, leggete Felici Felici, Babilonia, Il Dio del Massacro, tutto ciò che trovate suo, arte. Lei è una autrice... come posso definirla? Chirurgica, che come pochissimi riesce a raccontare la... Balzac avrebbe detto la commedia umana, io dico la tragicommedia umana, e sia nel teatro, con una scrittura teatrale serratissima, sia nel romanzo. Qui, che vi dedico a fare, non fa eccezione. È un libro un pochino più lungo e... focalizzato rispetto ai suoi soliti. Di solito i suoi libri, soprattutto i romanzi, sono molto magari, cioè degli affreschi di varie realtà. Questo libro è proprio un racconto che va a sviscerare tutte le manie, le peculiarità, le interazioni fra tre fratelli, anzi due fratelli e una sorella, più o meno di mezza età. Sono di una famiglia francese di origine ebraica, si chiamano Popper. Jean è la voce narrante, è il fratello di mezzo. E poi abbiamo Nana, che è la sorella piccola, e Serge, che appunto è il fratello grande, il fratello alla cui ombra gli altri due sono cresciuti. Serge è un personaggio insopportabile, fondamentalmente, è un cialtrone, è una persona inconcludente, sgarbata, arrogante, che si approfitta sia dei soldi che dell'ospitalità altrui, però è comunque il fratello. E il libro inizia quando i tre fratelli si devono in qualche modo riunire perché i genitori sono, la madre è anziana e ha un problema di salute, e racconta un po', scusate il modo un po' sbrigativo che ho usato, racconta in modo molto esaustivo cosa succede poi fra loro tre e le loro vite, i loro figli, le loro fidanzate, figli dei compagni, insomma ci sono tantissime, la loro salute, tantissime implicazioni. Non è un libro, ve l'ho raccontato, sembra l'ennesimo libro sulle famiglie, no, perché quello che fa la differenza è la prosa di Yasmina Reza, che è veramente folgorante ed è appunto un continuo dissacrare, cioè essere estremamente seria
poi subito farti ridere con il suo sarcasmo e lei riesce veramente a farti sorridere mentre leggi, cosa per me rarissima, in pochissimi ci riescono, e parlando di cose molto serie. E quindi boh, avrete capito, io la trovo un'autrice fenomenale, in cui ogni parola è misurata, i suoi libri sono sempre piuttosto brevi, questo non fa eccezione, non so se arriva alle 200 pagine. Questa è la copertina, sono molto contenta che non sia rosa, se no sarebbe stata l'ennesima copertina rosa da presentare, e invece di un bel blu scuro, con questo uomo nero su fondo giallo. Questa sagoma nera tratteggiata di bianco su fondo giallo e con carta da parati a fiori, e appunto ha mantenuto il titolo che è Serge. Chiudo dicendo che, cosa che volevo dire, con Sbrodeghezzi abbiamo organizzato un gruppo di lettura su Sally Rooney, sul nuovo libro di Sally Rooney, lo faremo il 12 di aprile. Se volete informazioni, seguiteci sul profilo di Sbrodeghezzi che trovate tutto. E vi diciamo man mano, fondamentalmente sarà un incontro su Meet, in cui parliamo del libro, di chi ha voluto leggerlo e così. Chi vorrà parlarne con noi, sapete che io e Deborah siamo molto appassionate di letteratura e narrazioni di autrici, soprattutto millennials. Sally Rooney è un po' la nostra autrice di riferimento per poi inquadrare il genere, quindi non potevamo non parlare anche in modo un pochino più così condiviso di questo libro che, by the way, ci è piaciuto moltissimo a entrambe. E quindi niente, però seguiteci di là così trovate tutto. E niente, io vi saluto, ci vediamo venerdì prossimo. Ricordo solo che dalla settimana scorsa tutte le nostre dirette, presentazioni, insomma tutto il nostro materiale video è anche audio su Spotify, con un po' di chiaramente ritardo nella reperibilità perché mi serve il tempo tecnico di caricarlo. E quindi oltre a YouTube, a Telegram, a Facebook, a Instagram ci trovate anche su Spotify cercando o Libreria Biblion o Tempo di Libri, che è un po' il nome che ho dato al podcast, diciamo così, e trovate tutte le nostre dirette del 2022 e la presentazione di Natalia. Spero di riuscire a mettere, se si sente bene, anche la presentazione di Edoardo, e poi metterò insomma altre cosine. Quindi niente, se come me siete fan dell'ascolto più che della visione, lì potete ascoltarci. Ciao e ci vediamo la settimana prossima. Per qualsiasi cosa siamo qua, o altrimenti spero di vedervi alle presentazioni o al GDL, se siete lontani, su Lanterne in Volo lunedì. Ciao!